Questa è la 25esima ora, lo spazio notturno della 7 sul cinema espanso, il cinema indipendente d'autore. Cinque amici si ritrovano per andare al funerale di un compagno morto. Sullo sfondo una Napoli oscura, notturna, allucinata. Il titolo del lungometraggio di cui stiamo parlando è Una notte, il regista è Tony D'Angelo, ha avuto una nomination come miglior regista esordiente ai David di Donatello. Tony D'Angelo è qui con noi questa sera. Ciao Tony. Ciao. Benvenuto alla 25esima ora. Tony, 200.000 euro di budget, 20 giorni di girato, un film molto particolare, un film d'esordio che racconta la tua Napoli. Come hai deciso di esordire con un film di questo genere? Fondamentalmente perché dovevo farne un altro. Cioè? Un film dal titolo provvisorio, Morire a Napoli. Il soggetto lo scrissi con Abel Ferrara, che doveva essere, diciamo, un film d'esordio, anche molto ambizioso, per cui sono anche un po' contento che per un motivo o per l'altro non si è fatto più, forse perché avevo bisogno di fare un film come Una notte, un film un po' più libero, che mi permetteva anche di esprimermi in modo più sciolto, indipendente. Più sciolto. Sì. Tony, prima accennavi ad Abel Ferrara, tu sei stato assistente di Abel Ferrara, hai girato con lui un videoclip, avete scritto insieme un soggetto. A Ferrara, notoriamente un personaggio difficile e controverso, cosa hai imparato da lui? Da Abel Ferrara ho imparato praticamente tutto, nel senso non tanto dal punto di vista tecnico o autoriale, insomma con Abel Ferrara ho imparato ad amare ancora di più il cinema, come... Ma hai un episodio che ricordi particolare sul... Beh, con Abel... dici un diluvio. Ne succedono tantissimi episodi. No, Abel Ferrara è un uomo che ha girato, ad esempio, Fratelli, che per me è uno dei film più belli mai stati girati nella storia del cinema, in 20 giorni. A me piace molto appunto questo approccio col cinema, cioè io voglio fare un film e trovo le condizioni, io regista, per poter fare questo film anche con meno soldi di quello che magari servirebbe. Senti Tony, Nino D'Angelo, tuo padre, che nel film interpreta un tassista filosofo che porta i ragazzi in giro per questa Napoli notturna, ha detto di te questa frase, adesso te la leggo. Dice: sono veramente orgoglioso di dire che a volte un padre può imparare dal figlio, a me è successo. Per te invece com'è stato dirigere il padre? È stato facile, nel senso che ho trovato davanti a me un attore, soprattutto un personaggio che lavorava per me e non per se stesso, che è già qualcosa che ti aiuta. Lui era il protagonista del film, doveva essere assolutamente lui, sennò il film non potevo farlo. Nel senso che è un altro tassista filosofo, un'anima bella, un'anima popolare, che potesse rappresentare una parte bella di Napoli, secondo me in quel momento non c'era, non c'era e ancora non c'è oggi, visto che peggiora sempre di più. Avete mai litigato sul set? Diciamo che è stato quello più che ha avuto più rimproveri, perché era abbastanza indisciplinato. Ah, sì, sì. Sì, perché a lui piace parlare. Ah, quindi certo. Parlava con gli attori e quindi insomma, creava sul la comunella. Set, sì. Tu hai detto una frase sul tuo lavoro, sul lavoro del regista, che mi ha molto colpito, perché anche questa la voglio leggere, perché volevo capirla meglio. Tu hai detto: anche se in futuro le cose dovessero andare meglio, rimarrò arrabbiato per questo periodo della mia vita in cui mi hanno fatto star male. Il cervello è una cosa seria, non si gioca con il cervello della gente. Mi spieghi cosa intendevi? È molto forte questa frase. Il discorso è molto semplice, che fare un film è una battaglia prima, no? Cioè è più difficile riuscire a farlo, cioè riuscire ad iniziare a fare le riprese di un film, specialmente quando devi fare la tua opera prima, specialmente quando sei anche ricattabile dal punto di vista produttivo, tra virgolette, nel senso che non sei nessuno, certo. Allora io ti pongo delle condizioni per cui ti assicuro che il film sarà un bel film, invece è una cavolata pazzesca. Bene, adesso facciamo un break e poi torniamo in studio con Tony D'Angelo per parlare di Una notte.